Roberto Ferrari è il presidente dell'associazione Itrei Campanin. Allora, abbiamo visto veramente tanta gente al lavoro, tanti giovani, anche anziani che aiutano con l'esperienza, insomma una bella squadra qui a Origo. Anche quest'anno siamo riusciti, con le solite difficoltà che tutti gli anni incontriamo, a organizzare questa festa e speriamo che riesca ad andare avanti così come gli altri anni, perché sempre siamo riusciti ad avere un risultato molto positivo anche negli anni scorsi. Quest'anno abbiamo, come avete potuto vedere, abbiamo arricchito le due solite serate della festa di San Paolo e del giorno successivo anche con questa mostra fotografica che è stata organizzata da Domenico Reinisio, che è un abitante qui di Origo, che ha riscontrato molto successo sia stamattina al santuario che anche questa sera qui presso gli stand della festa. E cercate insomma di offrire sempre più spunti, ma tutti legati al vostro paese, giustamente all'amore che avete per questo paese. La nostra associazione è nata proprio per questo, per cercare di tenere vive le tradizioni del nostro paese e per appunto mantenere quello che negli anni scorsi si è sempre fatto, cercando appunto di riscoprire un po' le nostre tradizioni, anche quelle che nel tempo sono andate un po' diciamo tralasciate, ecco. Sindaco Dell'Erba, grazie a tanti volontari dei Tre Campanin si riescono a fare queste serate ad Aurigo, in un borgo che è splendido per la natura che offre, per il paesaggio che offre, si riesce ad aggiungere musica, festa, prodotti tipici, allegria, un richiamo per i residenti e per i turisti. Sì Andrea, praticamente hai detto tutto in poche parole. E innanzitutto un grazie all'associazione, perché è veramente un servizio di volontariato puro, perché qui questa sera vediamo tanti ragazzi, ragazze che si adoperano perché la serata sia bella e perché sia funzionale il servizio, ma teniamo conto anche che sono settimane di lavoro, che è già parecchio tempo che stanno lavorando per preparare questa festa. È una festa che quest'anno gira su due giorni: San Pietro e Paolo, la festa patronale, indipendentemente dal giorno della settimana, un giorno feriale, un giorno festivo, si fa quel giorno lì. Inizia la mattina con le funzioni religiose sul santuario, molto partecipate, come è stata anche quella di oggi, prosegue poi durante la giornata con le musiche in paese, le cosiddette matinée, dove passano i ragazzi a raccogliere tra la gente le offerte che la gente vuol fare, e poi alla sera si conclude qui con il ballo e con il servizio di ristorazione. Dopo una vita sul mare, passata a girare il mondo, sono seduto a pensare e tutto mi cambia intorno. Quando ero giovane, pieno di vita, sul ponte di un grande veliero, il capitano chiamava ragazzo ed io ne andavo.